di lunedì mattina. Eppure il lunedì, fino a in realtà il primo secolo della rivoluzione industriale, dalla rivoluzione industriale, era San Lunedì nella cultura anglosassone, cioè il lunedì post-ubriacatura. Cioè le persone, soprattutto gli uomini, bevevano il sabato e la domenica e il lunedì avevano l'hangover e mica volevano andare a lavorare. Ci vediamo martedì, tanto mi avete pagato il sabato, ho dei soldi, non mi serve lavorare e quindi mi godo la vita. Che effettivamente è qualcosa che abbiamo fatto per, cioè nel senso che per molto tempo era effettivamente il modo in cui le persone pensavano. Cioè quello che mi serve è avere lo spazio per godermi la vita, per sopravvivere. Quindi non c'era la disciplina che abbiamo oggi, non c'era l'idea di dover correre, competere e aumentare il fatturato e dimostrare di fare sempre di più. E quindi bisognava trovare un modo per disciplinare le persone e costringerle a lavorare, perché bisognava aumentare la produzione e quindi il fatturato. Secondo Thompson, uno dei modi messi in atto è stato proprio quello dell'orologio, perché gli orologi in quel tempo erano diffusi soprattutto nei campanili. C'era la torre dell'orologio nelle città, tra 500 e 600 iniziano a diffondersi le torri dell'orologio. Allora iniziò ad esserci gli orologi nelle fabbriche, e a volte, però ce n'era uno evidentemente, e a volte li manomettevano in modo da sottrarre del tempo alla pausa pranzo. E il regalo che si faceva spesso alla persona che aveva lavorato per tutta la vita e quindi andava, tra virgolette, in pensione, era un orologio da polso, che non era un elemento così diffuso come da noi. Oggi invece, quindi passato un po' di tempo, il tempo lineare è diventato effettivamente la nostra ossessione. Quindi continuamente, io di solito in questi incontri, anche per perdere la cognizione del tempo, metto un orologio da polso, però mio figlio me l'ha rotto, quindi in questo caso non ce l'ho, per cui dovrò controllare, qualcuno mi dovrà fare cenno, dovrò controllare il telefono. Ma abbiamo l'ossessione di dover stare costantemente negli slot, e tutto quello che facciamo deve entrare negli slot, e ci siamo inventati una serie di tecniche per avere il controllo sul nostro tempo, tipo la tecnica del pomodoro per concentrarsi, anche perché oggi è diventato sempre più difficile avere una concentrazione profonda. Tutta questa idea del tempo lineare, che oggi è scontata quando si parla di lavoro, cioè il fatto che il lavoro dura da una certa ora a un'altra ora, che dobbiamo cercare di tenere lo stesso ritmo, che ci sentiamo in colpa se non facciamo abbastanza, e che la stessa produttività la percepiamo anche nella vita personale, tutto questo è molto legato a queste modificazioni proprio nella disciplina del lavoro, che hanno dato vita, soprattutto dall'inizio del Novecento, a una serie di manuali, che oggi ne abbiamo tantissimi, ma iniziano già allora, per esempio su come fare a vivere 24 ore al giorno. Cioè l'idea diventa quella di essere produttivi il più possibile. Ci fu questo giornalista londinese che scrisse questo libretto per altre persone della classe media. La cosa interessante, leggere questi libri, ovviamente adesso io lo faccio per una mia ossessività nei confronti di questi temi, però non è che diano grandi intuizioni. La cosa divertente di questo libro, Come vivere 24 ore al giorno, è che lui consiglia di farsi lasciare fuori dalla porta del proprio cameriere, che tutti noi abbiamo in casa, l'acqua bollente, la bustina del tè, così si risparmia 3 minuti anziché farsi fare il tè dal cameriere prima di uscire di casa. Quindi sono delle cose che evidentemente riguardavano la classe media in quel periodo lì, non tanto adesso, ma quel modello, cioè quell'idea di avere il controllo sul proprio tempo, è rimasto. E adesso non serve più che ci sia qualcuno che ci dica che dobbiamo essere disciplinati, lo sappiamo da noi e lo sanno le persone molto giovani. Per cui tutte le persone che non riescono a essere produttive in quel senso, o che non hanno voglia di essere produttive, si sentono sbagliate. Cioè effettivamente, se io non ho voglia di fare niente, non lo devo dire. Cioè la cosa peggiore, qual è l'insulto peggiore che ci possano fare? Dirci che siamo dei fannulloni. E quindi molto spesso quello che finiamo col fare è cercare di dimostrare a noi stessi prima di tutto che non siamo dei fannulloni. Io negli incontri e nelle presentazioni chiedo spesso alle persone se capita mai che la domenica sera magari non stanno facendo niente, si sentano in colpa, abbiano l'idea che forse stanno dimenticando qualcosa, come
una notifica che arriva sul telefono, arriva al cervello e ti dice: ma forse ti sei dimenticato, forse avresti potuto studiare un po' di più, avresti potuto pulire casa un po' di più, perché anche quello è il lavoro domestico. E appunto, in realtà, cioè, è un senso di colpa che non è naturale. Quello che racconta Arendt in Vita Attiva è proprio il fatto che il concetto di lavoro negli ultimi due secoli è cambiato e è diventato la nostra ossessione, ha inglobato tutto lo spazio della vita attiva, cioè della vita di relazione, della vita tra esseri umani. Perché se oggi si parla di fare volontariato, fare associazionismo, partecipare a comitati di quartiere, qual è la prima cosa che ci viene da dire? Ma io non ho tempo. E però in realtà le giornate sono le stesse di prima, e non è che nella maggior parte dei casi, salvo alcune eccezioni, i lavori che si fanno rendono ricchi. Cos'è che è cambiato? È cambiato soprattutto negli ultimi 40 anni, quindi dal Novecento, facciamo, andiamo avanti, arriviamo alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Quello che è cambiato è che ancora di più siamo stati spinti a concentrarci su di noi come individui, e quello che ci è stato detto è che tutto dipende da noi, tutto è a disposizione, cioè se ti impegni ce la fai, è proprio una relazione di causa ed effetto. Quindi se tu ti impegni riesci ad arrivare ad avere tutto quello che ti meriti. Però oggi sappiamo, guardando i dati, che non è così. Le persone sotto i 45 anni in Italia, e non solo in Italia, io nel libro cito anche un testo di una cantautrice della Cornovaglia che racconta una situazione molto simile in tutta l'Inghilterra. Comprare casa sotto i 45 anni, a meno che non si abbia già un patrimonio familiare a disposizione, è molto più difficile rispetto a prima. Le persone oggi, diciamo sotto i 50 anni, hanno una vita molto più, non solo i millennial ma anche la generazione precedente, molto più faticosa e dal punto di vista economico, cioè c'è meno aspettativa di poter migliorare la propria situazione economica rispetto alle generazioni precedenti, cioè cosiddetti boomer, quelli nati durante il boom economico. Stanno diventando ovviamente il nemico assoluto, però è importante in questo senso capire effettivamente cosa è successo, perché è vero che chi è nato nel dopoguerra, insomma, soprattutto nei 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha goduto di una fiducia anche nei confronti delle aspettative e delle possibilità che non è più tornata. Ma quello che è accaduto, e quindi ovviamente ha riversato questa fiducia e ha fatto delle promesse ai propri figli e ha pensato che potesse continuare a essere facile allo stesso modo, per esempio, avere una casa. In realtà quello che è accaduto è che delle politiche economiche partite soprattutto dagli Stati Uniti e ancora una volta dall'Inghilterra si sono diffuse in tantissimi altri paesi e hanno reso tutto sempre più complicato. Quindi se non sei ricco, se non nasci in una condizione di privilegio, è tutto estremamente difficile. E negli ultimi 3 anni è diventato ancora più difficile. Cioè le diseguaglianze sono diventate ancora più grandi. Cioè ancora di più assistiamo alla divaricazione tra destini diversi alla fine. Per cui è possibile che voi su Instagram seguiate delle persone che sembra che siano sempre in vacanza e che fanno delle vacanze che voi non vi immaginate, non vi potete permettere. E cos'è che vedere quelle cose spinge a pensare che quello sia normale e la vostra condizione sia colpa vostra? Perché oggi una condizione di difficoltà economica o di sopravvivenza economica è considerata ancora più di prima una colpa. È colpa tua, che non hai studiato abbastanza, che non hai fatto abbastanza, che non ti sei impegnato abbastanza. Il web è pieno di persone che ti dicono che è stato facile per loro, oppure è stato difficilissimo, poi magari scopri che in realtà dietro ci sono sempre, come si avevano le spalle coperte, ma ti viene detto che è tutta una questione di mindset. Ma non è tutta una questione di mindset, perché le diseguaglianze esistono. In questo paese l'ascensore sociale è proprio bloccato, quindi è vero che ci possono essere delle eccezioni, ma sono delle estreme eccezioni. Per noi sarebbe stato facile aderire a quella narrazione, perché nel libro ne parliamo molto. Alla fine del libro facciamo un elenco dei lavori che abbiamo fatto nel corso della vita, però nel libro abbiamo deciso alla fine di parlarne poco.
Ma c'è una questione che è legata anche al lavoro culturale, perché il lavoro culturale molto spesso finisce con l'essere o un lavoro per privilegiati o un lavoro che, se non nasci in una condizione di privilegio, ti richiede degli sforzi disumani, cioè devi fare 4-5 lavori contemporaneamente per riuscire a campare facendo un lavoro culturale. Dipende anche ovviamente da tutta una serie di condizioni, nel senso che per quanto riguarda una realtà indipendente è molto difficile ovviamente assicurare un certo tipo di stipendi, poi dipende molto dalle scelte, ci sono sempre molte cose da fare, però è proprio una situazione per cui essere sottopagati è diventata la norma. Se pensate che grandi giornali pagano gli articoli delle cifre misere, cioè proprio nell'ordine che appunto per scrivere un articolo, se scrivi un articolo non puoi neanche col compenso lordo andarti a comprare un libro, figuriamoci, riuscire a campare con un articolo, quindi significa tra l'altro anche molto spesso dover fare le cose molto di fretta, non poterle verificare, non poter studiare, perché non te lo puoi permettere di scrivere un articolo in una settimana, devi scriverne tantissimi, devi produrre il più possibile. Ecco, questa cosa sta portando a uno stato di grandissimo stress, che però per esempio nel lavoro culturale si scontra con una percezione esterna di prestigio. Quindi figuriamoci se tu dici, cioè, non puoi andare a dire che il lavoro culturale è un lavoro usurante, perché è un lavoro fatto da persone che di solito sono colte ed è anzi un lavoro per cui devi ringraziare. In realtà è un lavoro che può essere molto usurante e soprattutto può essere molto poco pagato. Dicevo appunto, avremmo potuto fare il discorso del come abbiamo creato Tlon, come siamo arrivati a fare quello che facciamo, associandoci a quella narrazione di successo, però in realtà noi rappresentiamo una di quelle pochissime eccezioni e quindi abbiamo voluto scrivere questo libro perché in effetti noi quei lavori estremamente sottopagati li abbiamo fatti, non avevamo alternativa. Ed è stato molto faticoso appunto riuscire a fare quei lavori, riuscire a capire anche come ci sarebbe potuto essere un miglioramento. Molto spesso non c'è, quindi non solo ovviamente l'editoria, ma tutto il comparto culturale è pieno di persone che magari passano decenni a fare lavori che rimangono e continuano a essere sottopagati, magari anche dovendo fare conti con la frustrazione, perché magari il lavoro che stanno facendo nello stesso settore ma non è esattamente quello che vorrebbero fare, ma dall'esterno sembra un lavoro molto prestigioso, eppure non dà stabilità. Noi ci confrontiamo con una precarietà costante rispetto a quello appunto che desidereremmo fare. E però d'altra parte, se andiamo su Instagram, cioè anche io vivo questa frustrazione, nel senso che io posso dire di essere una persona oggi privilegiata rispetto alla media, però sono una persona che lavora tanto, anche perché mi confronto per esempio sempre con il senso di precarietà e anche col senso di responsabilità del dover portare avanti delle cose. Quindi se seguite le mie storie di Instagram, viaggio, ma viaggio per lavoro, quindi non è che faccio la settimana bianca e altri chissà quali altri viaggi durante l'anno. E però anche a me prende quella cosa per cui dico, ma com'è possibile? Cioè, è quella la normalità. Ho voluto scrivere nel libro un paragrafo a un certo punto su questa cosa delle vacanze su Instagram, perché in particolare mi ha dato molto fastidio l'inverno scorso, perché l'inverno scorso si parlava del caro, delle bollette, della difficoltà di pagare i riscaldamenti, e io vedevo persone che stavano una settimana a Cortina, la settimana dopo alle Maldive e quella dopo ancora a New York, come se fosse una cosa normale. E io pensavo a tutte le persone normali, cioè la maggior parte delle persone che in realtà avevano altre cose da far quadrare, che non erano quelle vacanze, ma quella non era la normalità. E però spesso non te lo ricordi, perché è quello che viene rappresentato, cioè viene rappresentato quel tipo di mondo, quel tipo di vita, che però non è la vita normale, è una vita estremamente privilegiata, che però si racconta come normale, perché poi molto spesso quello che accade è che si deve fare understatement, cioè se fanno understatement Harry e Meghan, che ci dicono che loro sono due persone normali, figuriamoci l'influencer che vive nella nostra stessa città, come ti dice che in realtà fa moltissima fatica e fa addirittura le lavatrici.
Però c'è questa, come dire, questo scollamento fortissimo tra quella vita che viene rappresentata e la vita delle persone normali. E questo scollamento è misurato. Noi abbiamo parlato di, dei dati di Oxfam, per esempio, su, sulla pressione fiscale, perché le persone molto ricche nel mondo hanno una pressione fiscale molto più bassa rispetto a persone molto povere. Di solito Oxfam ha fatto questa... ha messo a confronto quante tasse paga una imprenditrice del Ghana, 40%, e quante ne paga Elon Musk, che forse arriva al 3%. E abbiamo una sproporzione enorme. Pensate che se noi tassassimo del 5% le 60 persone più ricche del mondo, saremmo vicini a risolvere il problema della fame nel mondo, cioè proprio tutto il problema della fame nel mondo. E però questa cosa sembra intoccabile. In realtà è un'anomalia. Cioè il fatto che tante persone già molto ricche si siano arricchite con il Covid e altre persone già in difficoltà si siano impoverite è qualcosa che avremmo dovuto evitare. Perché non l'abbiamo evitato? Perché negli ultimi 40 anni si è diffusa l'idea che è la persona che deve dimostrare di saper stare al mondo. Tutto quello che ha a che fare con degli aiuti o dei sostegni o una pressione fiscale più forte per le persone ricche è una sconfitta, un fallimento per la persona, e la persona diventa un peso. Quindi dobbiamo dimostrare effettivamente di essere capaci di gestirci le cose da noi, perché altrimenti dobbiamo vergognarci, perché è colpa nostra se non riusciamo a migliorare la nostra condizione. L'altro giorno, questa cosa mi capita molto spesso su Facebook soprattutto, perché su Facebook è rimasto il luogo in cui di solito le persone si lamentano di altre persone. Adesso io mi lamento delle persone che si lamentano di altre persone su Facebook. Però adesso ho visto una persona che condivideva l'articolo di un ragazzo, uno studente, che diceva che non era possibile andare all'università e pagarsi un posto letto, perché avrebbe dovuto lavorare. Però se avesse dovuto lavorare per pagarsi quel posto letto, che costa tra l'altro quasi come uno stipendio, non sarebbe più riuscito a studiare decentemente. E sotto c'erano tutti i commenti di persone che dicevano: ma io ho fatto 800 lavori mentre lavoravo, studiavo, partorivo, facevo tutto, questi non hanno voglia di fare niente. L'idea è che le persone più giovani oggi non abbiano voglia di fare niente. In realtà è stato sempre detto, cioè lo troviamo nella Repubblica di Platone, che questi giovani non sono più come noi, figuriamoci a 2500 di distanza, se non continuiamo a ripetere sempre che i giovani di oggi non sono bravi come eravamo noi. In realtà cos'è che sta succedendo? La generazione Z, cioè la generazione nata credo sia dal 96 o dal 99, comunque dalla fine degli anni 90 fino al 2010, è una generazione secondo me molto eterogenea, molto difficile da capire rispetto ai millennial, perché noi millennial abbiamo alcuni tratti molto in comune, un immaginario molto comune, mentre oggi sono mille sottoculture, e quindi ci siamo drogati di telefilm, abbiamo la nostalgia degli anni 90, viviamo di nostalgia fondamentalmente, e con la grande difficoltà di diventare adulti e di smettere di essere figli. I millennial si possono più o meno raccontare così. La generazione Z invece non ha un'identità così chiara. Le persone della generazione Z possono essere molto impegnate sui diritti o molto maschiliste, molto conservatrici, molto interessate alle questioni ambientali, completamente disinteressate, possono seguire sui social cose completamente diverse. C'è tutta la parte che a me interessa guardare di persone che parlano di libri su TikTok e che creano community, si stanno creando tutto un linguaggio loro, portano libri in classifica, poi i libri che portano possono non piacerci, come a me non è piaciuta La Nazione di Achille, però sono legati al mondo dei libri e stanno salvando l'editoria, ve lo dico, grazie a questa cosa, perché gli adulti non leggono più, e dall'altro però ci sono invece delle persone che se guardano un libro iniziano ad avere prurito. Cioè è una generazione estremamente eterogenea ed è difficile da prendere, però in generale possiamo dire che quella generazione, ma anche quelle prima, stiano mettendo in dubbio l'idea di dover fare tutta quella fatica, perché hanno capito che indietro non avranno niente. Cioè noi millennial, come anche la generazione precedente, quella nata negli anni 70,
ci abbiamo creduto che se ci fossimo impegnati ce l'avremmo fatta, avremmo migliorato la nostra condizione. Cos'è che ci sta accadendo oggi? E ci rendiamo conto che non è così, che tutto è estremamente faticoso, che non ci sono prospettive, che anche per chi riesce a migliorare la propria condizione non è tutto così semplice, e che solo una piccolissima percentuale in realtà riesce ad acquisire un certo senso di stabilità. E le persone della generazione Z lo sanno, cioè lo stanno avendo una delusione, non ci stanno proprio più credendo, e questo sta rimettendo in discussione moltissime cose, perché da un lato cioè non hanno la nostra idea di dover sempre dimostrare di essere dei bravi bambini, delle brave bambine, essere inquadrati. Dall'altro però sappiamo che c'è un problema forte di salute mentale e anche proprio di mancanza di senso. Cioè, cosa faccio? Qual è il senso della mia vita? Se non so effettivamente cosa ci sia di stabile.